Al centro dell'inchiesta, coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dal sostituto Elenia Manno, ci sono numerosi sbarchi sull'isola. Ai 6 arrestati è contestato anche l'omicidio di un migrante che, assieme ad altre persone a bordo del natante, sarebbe stato minacciato e picchiato per costringerlo a restare sotto coperta vicino alla zona dei motori fino a morire. I 6 egiziani, di età compresa tra i 32 e i 40 anni, sono accusati di avere, in concorso morale e materiale tra loro, trasportato dalle coste libiche verso le acque territoriali italiane 70 extracomunitari a bordo di un barcone di circa 10 metri, esponendoli a grave pericolo di vita. Lo sbarco dei bengalesi è avvenuto lo scorso 22 gennaio. L'indagine, svolta dalla squadra mobile della questura di Agrigento, ha permesso di identificare i componenti dell'equipaggio, ricostruendo il ruolo svolto da ciascuno di loro. I poliziotti della squadra mobile sono riusciti ancora una volta a superare le difficoltà legate al terrore dei migranti degli scafisti, che erano con loro sul barcone giunto a Lampedusa. Nonostante lo stato psicofisico dovuto anche al difficile viaggio in mare, i 70 bengalesi hanno parlato e fornito dettagli che hanno permesso agli investigatori di identificare chi ha traghettato quel gruppo di migranti dalla Libia verso Lampedusa. Oltre al ruolo del capitano del barcone di 10 metri, è stato definito anche il ruolo di chi si è occupato di rifornire i motori di carburante e di chi era demandato al mantenimento dell'ordine a bordo della carretta, anche ricorrendo a minacce e percosse, così come è stato nel caso del migrante che voleva salire in coperta e che invece è stato lasciato morire sotto coperta.